Ciao a tutti e benvenuti su Gamescore.it. Io sono Nico e oggi giochiamo in anteprima a Citizen Unite. È vero ragazzi, questo è un gioco in anteprima, però di fatto racchiude al suo interno i due precedenti Citizen rilasciati, entrambi su Switch ma anche su altre piattaforme. Il gioco in questo caso presenta degli elementi aggiuntivi. Ok, grazie. Degli elementi aggiuntivi che ci permettono di teletrasportarci da un titolo all'altro. Citizen Unite fu accolto molto positivamente. Se non ricordo male, fu rilasciato prima su 3DS e il publisher all'epoca era Sega, quindi comunque aveva una spalla importante. Poi in Citizens seguito of Space. Infatti lo dice con un tono meno eccitato, fu rilasciato Citizen of Space, che sinceramente passò quasi del tutto inosservato. Citizens of Earth. Noi giochiamo Citizens of Earth. A Citizen of Earth. Good morning, pumpkin. Are you still in bed? Rise and shine, sleepyhead. It's gorgeous out. You don't want to waste the day in bed, do you? It's so early, Mom. Ha un inizio quasi alla Pokémon. Honestly, you can't spend your vacation lying in bed. And did you? I had a late night. It's tough being vice president of the world. You've been in office one day. If only the voters could see you now, my son the slouch. At least go say hi to your brother. He took the day off to come and see you. You missed breakfast, by the way. Maybe you can stop by the bakery later, but don't spoil your appetite. Allora, il nome del nostro vicepresidente del pianeta Terra. Non so, questo personaggio mi dà tanto di Carlo. Lo chiamiamo così, Carlo. Ok, sì, si chiama Carlo. Possiamo fare già qualcosa? Calzino sporco trovato. Qui ci sono anche delle mutande. Ah, ok, giustamente. Capitalism at its finest. Alla faccia. $200, così. Gioco punta tanto sull'umorismo. Hey, little bro. Long time no see. Good morning, Mr. Vice President? Oh, come now. There's no need for formalities. Oh, okay. Hey, I left it downstairs for you. Why, little bro, you aren't trying to bribe me now that I'm in... Of course not. It's just a little something for winning the... Ok, andiamo a vedere questo regalo che ci ha fatto il nostro fratellino. Qui c'è la mamma. Oh, that Dr. Sven's so dreamy. Che è sta roba? Penso che il regalo sia questo. Sopra c'è una F. F di fratellino. Capitalism at its finest. UTAB. Sarebbe. Ok, dobbiamo andare da nostro fratello per ringraziarlo. Non so perché è rimasto qui. How you like it? Pretty nifty, huh? Sì, magnifico. I absolutely love it. What is it? A laptop? It's a tablet. UTAB sarebbe tablet. You can do your big important work on the go now. Even at Now you're speaking my language. What's a world leader got to do to get... I'll take you to Moonbucks. They just opened one across the street. Let's do this. Fratello. In nome del fratello, ma io lascerei fratello, dai. Sì, si chiama fratello. Abbiamo acquisito esperienza.
Dobbiamo fare altro qui? Vediamo. No, è diventato buio. Anche no. Who wants to rub my feet while I watch my stories? Dobbiamo reclutare la mamma. She's gonna get what's coming to her. Just wait and see. Hey, they were just about to reveal what Jack's evil to. I swear you boys are lost without your mother, huh? All right, let's get some fresh air before all my days of our bold. This calls for a mother's touch. Ok. Anche lei la chiamiamo mamma, assolutamente. Sì, sì, si chiama. Quindi per attirare l'attenzione dobbiamo semplicemente spegnere la TV. Check it out, Ma. My adoring public, here to congratulate me on my meteoric rise to power. Actually, they don't... Nonsense! That's envy, you see. This is exact... Ok. So glad you're home, Mr. VP. Why, Vicepresidente. Thank you. It's nice to relax after an election. You here for an autograph? The only signing that's going on is my sign and your face. Whoa, my face is my livelihood. Little bro, this is all you. Honey, you have to learn to fight your own battles one day. Hmm? Sì, ok. Uh-huh. Don't forget to protect me. Quindi è un CDR con attorni, praticamente. Attacco speciale che abbassa la difesa di un nemico. Possiamo scegliere abbattere o presa di lotta. Attacco fisso. Vai. Keep it up. Keep it up. Aia, fa male il manifestante. Incoraggia. E anche me stessa. Interessante. Quindi... Però non va su lei stessa. Ok. Proviamo a battere. Molto deboli. Yeah. I've got your back, bro. Abbassamento attacco. Ma non c'è l'attacco rimprovero. Ah, perfetto. Quindi ci sono anche gli attacchi, quelli più pesanti. I've got your back, bro! This calls for a celebration. Fatto fuori. Scopriamo chi ha organizzato la protesta, però io direi di fare prima un combattimento. All right, here we go. Proviamo noi a contro due. Allora, Rissa. Facciamo ripristino un po' di PS, elimina tutti i problemi di stato, no. Facciamo annoia. Ah, non annoia entrambi. Non lo so, l'uomo mi sembra più forte, è più grosso. Aia. For you later. Per sé. No, aspetta. Magari così attacca entrambi. Un nemico. Quindi attacca solo singoli nemici lui.
ma non passo di lei. I've got your back, bro. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. I knew I could do it. Oh, durante il combattimento aumenta di livello. Ristabilisce l'energia? Non lo so. Ma io direi di fare una bella scazzottata. You like that, huh? Ce l'hanno con mamma, eh. Però mamma tiene due sfere d'energia. Ma non va su di lei? Ma perché? Un alleato, infatti lo dice. Perché prima diceva anche su me stessa? What a pushover! Ok, comunque l'abbiamo vinta. We did it. Mother knows best. Mamma è salita di livello. Ristabilisce energia. Sì, perfetto, vai alla grande allora. I swear I don't think some of these protesters have bathed in day. We got these barricades up so this doesn't spread to the rest of town. Sorry, but you can't pass. Well, how do I know you aren't an impersonator? After all, why would you be at a rally against you? Che genio. Con lei possiamo interagire. Mr. Vice President, do you have time for an interview? Okay. What's on your mind, sir? Possiamo reclutare. That sounds right up my alley. I have a couple stories I'm tracking down first, though. I need to get some pictures of a local man's car that wound up in a lake nearby. And I need pictures for a story about how bright lights might revitalize the dwindling shipping industry. Wow! I didn't realize you were an actual journalist. Those stories sound a little over my head. Trust me, you'll want your face in these pictures. Local flavor kind of stuff. Plus, it'll help me sell the stories to papers. I need to switch my lenses. So why don't you go find the two locations I mentioned? You're... Allora, reclutare la fotografa. Ho la sensazione che praticamente devo andare a cercare le missioni che lei deve compiere, però le devo fare io, in modo tale che a missioni concluse la possa reclutare in squadra. Andiamo a fare fuori qualche altro manifestante, ma la cosa strana è che combatte la mamma e fratello e lui sta lì a guardare, non fa nulla. Assurda sta roba. Per un pelo. La mamma si è vendicata. Never doubted you for a second. Brava mamma. Good luck. What a pushover. Non ho visto, ho attaccato entrambi. Possiamo fare scazzottata. Qui continuiamo con annoia. This calls for a celebration. Perfetto. Consultiamo la mappa. Dove dobbiamo andare? Proviamo ad andare qui. Ce n'è un altro, facciamo fuori, dai. I heard someone say there'd be donuts. Ah, non vuole combattere, meglio così. Please, please, out of my shop! Big Bertha's not for sale! You know how many hungry protesters I got out there? This backwater town's got nothing but donuts and coffee. And I gotta... Now, are you gonna sell me that comically jumbo donut or not? You wouldn't want that mob to start protesting you, would ya? Well, hey, did it get good looking in here, or was that just me? The man of the hour arrives. You got courage showing your face around here. You mean in a bakery?
Well, carb. Speaking of weakness, I hope there's no hard feelings about the election. Better luck. Tell me, have you been enjoying my demonstration since you came home? I have. It's nice seeing my face all over town. And here. You haven't noticed your face is crossed out on those signs? You got my face crossed out, but there's those no signs. I thought it's a double negative, like, don't cross my face out. I'm giving a speech later by Mount Pom Pom. You should drop by. And this isn't over, Tubby. I'll be back for that donut. Ok, abbiamo trovato il nostro avversario politico. È lui che praticamente ha organizzato tutte le proteste contro lui. Willkommen! How can I help you? Huh? Vediamo, possiamo reclutare. How can I live with those protesters right outside? No, a quanto pare no. Hey, youngin, let's chat first. What can I do you for? Ci siamo riempiti di missioni secondarie. Allora, ora è uscito il punto della per proseguire la storia. Facciamo fuori qualche altro manifestante. All right, here we go. Non posso fare scazzottata. Posso invertire la posizione di mamma e fratello? Facciamo così, abbattere. Vediamo che succede. I've got your back, bro! Another victory for the VP! All right, here we go! Lui colpisce entrambi, però. I've got your back, bro! This calls for a celebration. All right, here we go. Però è assurdo che lui non fa nulla. You're I've got your back, bro! Well done, team! I knew I could do it! Lui è salito di livello. Mother knows best! E anche la mamma. Get out of town! We don't want you! Good luck! Facciamo fuori quest'altro manifestante. Sgridare. Abbassa la difesa. Ah, qui possiamo abbassare la difesa di più nemici. Interessante. You're keep it up! Ha! I'm much too old for this. Never doubted you for a second. Facciamo fuori quest'altro. Good luck. Mamma mia, due colpi. We via. Did it. Fatto fuori. Dai, proseguiamo. So, how are you enjoying my perfectly legal... Not a great turnout. I get now why you lost the election. You idiot! This entire protest is against... Hey, you! Listen up. He may be a naughty boy sometimes, but no one protests my son unless they go through me first. Oh, la mamma prende le difese del figlio. Let's go! Ah, quindi è un boss. All right, here we go. Facciamo rissa.
invece... Mamma mia, noia, niente. I've got your back, bro! You're grounded! Lui può fare scazzottata. E mamma invece possiamo sgridare. You're grounded! Cavolo! L'abbiamo fatto fuori? Well done, team! As your elected leader and an honest citizen who hasn't had his coffee yet, I hereby disband this protest thing. Shoo! Fine, I'm leaving, I'm leaving! But you haven't heard the last of me! Non vuole proprio accettare la sconfitta. Oh, he's gone. Well, I'm sure we've heard the last of him. Abbiamo liberato la città. Enjoying some R&R, Mr. Vice President? Why not go for a hike up Mount Pompom? It's lovely this time of year. The manager of our local Moonbox usually goes up there in the mornings. With the protest over, we've begun tearing down some of our barricades. This one up here, and the one by the school, for starters. I knew I could do it! Altro livello per entrambi, immagino. Mother knows best! Esattamente. A questo punto, ragazzi, direi che il video può concludersi qui al massimo. Vi faccio giusto vedere un attimino come fare. Vediamo un po'. Salvare i tuoi progressi. Citizens of Space! Ok, in questo modo quindi possiamo switchare da un gioco all'altro. Ah, I'm finally here! The Galactic Federation! Oh, smell that sweet interplanetary diplomacy! Cosa è successo? Praticamente ci siamo teletrasportati dal primo gioco al secondo gioco. La differenza tra il primo e il secondo è che nel primo siamo i vicepresidenti del pianeta Terra, in questo secondo gioco siamo invece gli ambasciatori del pianeta Terra nella Federazione Galattica, quindi in una diplomazia interplanetaria. I giochi bene o male sono simili, cambia totalmente la storia, non sto qui a farvi vedere anche il secondo gioco, poi magari se vi interessa il secondo gioco scrivetelo qui nei commenti e vi porto un secondo video. Per tutto il resto, se vi è piaciuto il video, il gameplay, lasciate un like, se vi piace il nostro lavoro iscrivetevi al canale e ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video gameplay.